Quest'oggi una peggio dell'altra, anche il Cosenza perde 2-0, ovviamente faccio riferimento alle calabresi che nelle ultime 6 partite ci sono state 6 sconfitte, ma ormai sono abituato, ormai ragazzi purtroppo mi sto abituando alle sconfitte, perché a parte che le partite che vedo io delle calabresi, le ultime 10 penso di aver visto una vittoria o un pareggio, se mi è andata bene, cioè ormai tutte le partite che vedo il Crotone le perde tutte, la Reggina le perde tutte, Cosenza in questo periodo le perde tutte, cioè ormai non vedo più vittorie che neanche, ormai mi sto abituando alla sconfitta, purtroppo, quindi boh. E Cosenza che anche quest'oggi perde una partita importante al San Vito contro la Cremonese, certamente contro un avversario difficilissimo perché la Cremonese è un'ottima squadra, lo si sapeva benissimo, però con un gol per tempo ci condannano alla sconfitta, una sconfitta pesante. Purtroppo dopo l'exploit avuto contro il Parma non siamo riusciti a dare continuità con la spalla, abbiamo provato comunque a fare qualcosa, ma sostanzialmente poco pericolosi, una sconfitta anche meritata. E quest'oggi, dopo la sconfitta subita comunque male l'ultima giornata, adesso arriva un'ennesima sconfitta comunque pesante, perché ragazzi, parliamoci chiaro, perdere in casa non è mai bello e soprattutto punti a casa in questo periodo non se ne vedono più. Ovviamente mi riferisco poi, prima mi riferivo alla partita di Monza, per chi non avesse capito. Detto questo, certamente abbiamo fatto squadre importanti perché Parma, Spal, Monza e Cremonese sono squadre di altissimo livello, di altissima caratura, però qualche punto in più bisognava certamente raccoglierlo. Questo passo in avanti di cui tanto parlava Zaffaroni dal punto di vista caratteriale si è visto poco, si è visto onestamente poco. Quest'oggi Cosenza che è sceso in campo con il solito comunque 3-5-2, con Vigorito in porta, Di Tielo, Regione Ventura a comporre il terzetto difensivo, sulle fasce Giovan Anderson e Corsi, a centrocampo Carraro, Palmiro e Gerbo e davanti Gori, Caso. Ma nonostante questa formazione, Cosenza che nel primo tempo subisce il gol di Strizzolo, assist di Gaetano, quindi 1-0 Cremonese che poi se nel secondo sostanzialmente chiude la partita. Gol di Valeri a inizio secondo tempo, assist di Buonaiuto e quindi Cosenza al tappeto. In una partita, tra l'altro, che a livello di statistiche recita tiri 6 a 17, tiri in porta 2 a 4 e possesso palla 43 a 57. In classifica Cosenza che adesso è in piena zona playout. Fortunatamente dietro stanno facendo peggio di noi perché Crotone, Vicenza e Pordenone stanno facendo peggio di noi e quindi siamo a tanti punti di vantaggio sulla zona di retrocessione diretta, però rimane la situazione di classifica complicata, 15 punti raccolti, meno 3 dal Parma, meno 5 dalla Spal, quindi già si sta formando un gap che va assolutamente colmato il prima possibile, perché il Crotone può, se dovesse riuscire a fare filotto, il Crotone ragazzi esce dal momento, è una squadra che nonostante stia facendo malissimo, però tecnicamente è una squadra forte, che se riesce a fare filotto in fiducia esce da questa situazione di classifica, quindi non penso che il Crotone fino alla fine dell'anno sarà messo così male. Prima o poi secondo me uscirà fuori. Quindi il Cosenza deve assolutamente ridurre il gap con la Spal, col Como, perché se poi ci sono tanti punti di distacco alla lunga si fa dura. Attualmente la classifica non è negativissima, però bisogna cercare di assolutamente riprendersi fin dalla prossima, perché la prossima è uno scontro diretto per la salvezza importantissimo. Andiamo a Pordenone, tra una partita e trasferta da vincere assolutamente, senza se e senza ma, proprio per uno affondare il Pordenone ufficialmente, perché se perde in casa col Cosenza il Pordenone può salutare la categoria, e due per recuperare punti sulle squadre che ci precedono in classifica, perché è importantissimo, ripeto, non far sì che il gap non diventi più alto, quindi cioè, ci sia un range di punti ancora maggiore. Detto questo, speriamo bene, non penso ci siano ripercussioni sulla figura del mister, anche perché tanti dicono: chiamiamo Venturato, prendiamo, ma Venturato viene a Cosenza secondo voi? Ma a parte questo qui, cioè, onestamente Zaffaroni, cioè, ma io dico, ma prima, non, ma fino a un mese fa, fino alla sconfitta, fino a Cosenza Ternana, se lo giava Zaffaroni, Zaffaroni qui, Zaffaroni lì, adesso tutti a criticarlo, tutti a dire, via il mister, cioè, ma veramente, ma boh, io non... Ormai tanto, ma che cosa ne parliamo a fare? Io non ne parlo mai della tifoseria perché meglio che non parlarne. Bello essere passionali, ma veramente accecati, ma accecati, ma io veramente un equilibrio non esiste.
si va sempre, vabbè, si tira sempre l'acqua al proprio mulino, ma a parte questo è tipico dell'animo umano. Cioè, ma comportamenti, ma come si fa a dire prima un mese fa, Zaffoni qui, Zaffoni lì, e poi dire no, minchione, mandiamolo via? Ma meno male che sti tifosi qui non fanno. Cioè, se io devo pensare, adesso che mi metto un minuto in mente, a un azionariato popolare in cui questi stessi tifosi qui hanno una società, mi metto le mani nei capelli. Cioè, stessero dove sono i tifosi, perché se devono questi tifosi qui, con questi balzi d'umore qua, gestire una società, ma meglio che non la gestiscono. Ma speriamo che non ci sia l'azionariato popolare come vuole Cottarelli, perché, ripeto, se sono questi i tifosi che vanno a gestire la società, ma speriamo di no, perché sennò veramente falliscono tutte, falliscono tutte le società se si gestiscono con sti balzi d'umore qua. Comunque, a parte questo, chiudiamo qua il video, ci vediamo con un prossimo video, sperando bene, perché non posso fare altro, purtroppo non posso. Purtroppo, per fortuna, non posso intervenire in queste dinamiche qui di Cosenza, Crotone, eccetera. Quindi, questo è. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.